Ed eccoci con un altro campione del mondo, un altro campione del mondo italiano, si chiama Giancarlo Cangiano, che ha vinto il Super Sport Pleasure Navigation. Intanto ci presenta un po' questa categoria così particolare. Sì, questa categoria è figlia del P1, che è un campionato cominciato all'inizio degli anni 2000-2003, ed è una categoria dove c'è un peso potenza di un cavallo per 4,5 kg. Poco importante sapere, ma comunque insomma una velocità abbastanza sostenuta, però sono barche di diretta derivazione di serie, e correva insieme all'altra categoria, l'Evolution, che è una categoria dove il rapporto peso-potenza è inferiore, quindi prestazioni molto più alte. Per lei è stato un po', tra virgolette, un debutto in questa categoria? Sì, è stata una cosa divertente, che ho debuttato in una categoria dove non avevo mai corso, perché correvo in Evolution, dove ho vinto altri due mondiali, però con la barca con la quale ho cominciato a correre, che diciamo nei vari giri mi è tornata, e quindi è stato un incontro divertente oltre che proficuo. Allora vediamo un po' di rifare il riassunto della stagione 2013, quali sono stati i momenti eclatanti? Ma diciamo il 2013 è stato un po' figlio anche della crisi, no? Perché tanti campionati che prima si svolgevano in 4, 5 tappe, 6 della durata di 6 mesi, questo si è deciso per tenerlo ancora vivo di farlo durante un concentramento in Olanda, quindi erano 3 gare in una settimana. Io ho vinto la prima gara, per la verità ho stravinto, c'era mare molto forte, e dopo la seconda gara le autorità hanno deciso di sospendere la terza perché c'era una condizione di mare veramente da tsunami, quindi diciamo abbiamo avuto il massimo risultato col minimo sforzo, non era da me, ma comunque è andata bene. 2014? 2014, io avevo dichiarato dopo il secondo figlio che avrei smesso, mi invitano tutti, sono andato a correre in America e ho vinto a Key West. In fondo nella carriera di ogni corridore andare almeno una volta a Key West e vincere, non ne parliamo, è una cosa importante. C'è qualche progetto in atto che proprio qui a Monaco troverà probabilmente diciamo il traguardo, che è correre l'Evolution insieme al classe 1. Classe 1 che è il top di tutte le categorie con i catamarani, insieme ai monocarena top. E allora in questo caso credo che la tuta la tiro fuori dalla naftalina un'altra volta. Prima di tutto l'ambizione. Ah, sicuramente siamo dei corridori, quindi anche se veniamo dalla vita di tutti i giorni, che siamo dei gentleman driver, l'istinto è quello.